quindi il contributo che ha dato alla libertà di tutti. A questo punto si ritorna all'ambiente livornese. Katia Sonetti, direttrice dell'Istituto Storia della Resistenza, insieme a Gino Nicolai, se venite, e così si ritorna a Ciardi, a Livorno. Allora, buonasera a tutti, io ringrazio gli organizzatori per aver dato questa occasione. Con molta sincerità dico che l'intervento che ho preparato, un intervento molto breve, non so se lo leggerò, se cercherò di raccontarlo, e non riguarda Giotto Ciardi, diciamo, né da partigiano né nel suo periodo. Mi sentite? Ah, ok. Sì, ma poi sono vaccinata. Dicevo, non riguarda l'avventura di Giotto Ciardi partigiano né l'avventura di Giotto Ciardi una volta ritornato a Livorno, ma ci si sposta in avanti di 2 anni dalla sua morte. E questo intervento l'ho preparato con gli appunti che mi aveva portato Paola. Io Paola l'avevo incrociata nel mio lavoro di docente, quando ancora non c'era l'Istoreco, perché era venuta anche a scuola nostra a proporre, io ero, se non mi sbaglio, geometri a quegli anni lì, e poi t'ho ritrovata alle Riques, al liceo, era venuta a proporre una borsa di studio in onore di suo padre. Quindi la mia riflessione che cos'è? È una riflessione anche da insegnante e poi da direttrice dell'Istoreco. Dico con molta franchezza e con molta anche chiarezza che se tra i ragazzi giovani, anche se oggi magari qualche annetto cominciano ad averlo, perché ha cominciato nel 97, quindi quelli lì ora qualche annetto cominciano ad averlo, anche se rispetto a noi sono giovanissimi, c'è il ricordo di questa storia partigiana, lo si deve a Paola, proprio va detto senza tanti giri di parole. Cioè Paola e la sua famiglia, ma soprattutto lei, perché c'era lei, hanno deciso di impegnare una somma spontaneamente per una borsa di studio che ogni anno veniva fatta in città, facendo anche una cosa intelligente, perché hanno girato tutte le scuole. Io ho fatto il conto, questa borsa di studio è stata data 21 volte, quindi alla fine anche un impegno finanziario non proprio da sottovalutare, e ha girato tutte le scuole di Livorno, dalle scuole professionali come l'Ipsia o il Colombo fino ai licei, liceo classico e liceo scientifico. A Livorno ci sono 2 licei scientifici e molte scuole hanno visto la borsa di studio che è passata, diciamo, dalle loro classi anche 3 volte, 3 volte ovviamente in anni diversi, perché Paola finiva il giro di tutte le scuole livornesi e lo ricominciava. Ora io, siccome anche di mestiere faccio, prima facevo l'insegnante anche, ma e ora facendo la direttrice dell'Istoreco, la divulgazione e la didattica sono il tentativo che maggiormente si porta avanti, che più ci impegna. Io ieri mattina ero in 2/3 medie, ho fatto 4 ore di lezione, quindi l'aspetto io credo fondamentale della nostra attività, accanto a quello della ricerca, della divulgazione, del cosiddetto calendario laico e tutta un'altra serie di impegni. Però quello del rapporto con le classi e con i giovani è sicuramente al primo posto. Però con molta onestà dico anche che nessuno mi garantisce, ogni volta che io entro in una classe, che ho seminato davvero qualcosa.
Ieri mattina, ad esempio, in questi due momenti di classe, di scuola che ho fatto, ho avuto una volta 27 ragazzi, una volta 25, attentissimi, non volava mosca. Applauso finale. Dopodiché, io mi auguro, ecco, io molto, in maniera molto laica dico che se tra quei 27 e 25, fra 10 anni, una piccola percentuale si ricorda di quello che ho detto, è andata bene. Perché tutto quello che c'è intorno a noi va in una direzione diversa. Quindi noi siamo un tentativo, noi come istituti, di fare anche un argine a questa mancanza di memoria, ma più che mancanza di memoria, io direi invece falsificazione della memoria. Ora, Paola ha fatto questa iniziativa affiancata nei fatti, anche se l'impegno finanziario era suo e l'idea è stata sua, affiancata dalle amministrazioni comunali che si sono succedute, perché quando si arrivava in fondo alla borsa di studio c'era una piccola cerimonia e veniva il sindaco, no? Veniva a volte l'arma dei carabinieri, cioè l'ampi, l'ampia, eh? E quindi partecipavano tutta una serie di istituzioni democratiche che hanno affiancato questo percorso e che hanno quindi facilitato anche il lavoro. Perché gli studenti si sono visti di fronte, diciamo, il mondo istituzionale, oltre alla famiglia privata, alla dimensione privata di questo partigiano, no? Che sono venuti lì a rendere omaggio. E questa è una cosa importante, però è anche vero che è abbastanza veloce come esperienza, abbastanza. Per certi aspetti anche insignificante, perché poi ragazzi non sono così sciocchi, eh? Quindi io mi ricordo di aver avuto qualche mio studente che mi ha detto: ma insomma, il sindaco da noi non viene mai, e se viene sta 3 minuti e poi si leva di torno. Cioè, si conquistano, no? I giovani andando una volta all'anno o 2 volte all'anno a trovarli. Il dialogo è qualcosa di diverso, è qualcosa che va costruito anche con tutte le difficoltà che ci sono, eh? E va costruito nel tempo. Ora, io sono sicura, e lo dico con sicurezza, che tutte queste iniziative che sono state fatte, e insieme a quelle delle borse di studio, sono state fatte iniziative istituzionali nella città di Livorno. Perché è stata intitolata una corsa dei cavalli al Caprilli a Giotto Ciardi, perché è stata intitolata una strada a Giotto Ciardi, è stata intitolata una caserma dei carabinieri, la Coppa Varontini. E con il sindaco Cosimi e l'arma dei carabinieri fu presentato il volume Giotto Ciardi, Carabiniere e Partigiano e fu fatta una iniziativa che forse è stata la più importante, non so se Paolo è d'accordo con me, quando si fece la ricerca no? Con diverse scuole coinvolte, ogni scuola scelse un partigiano delle cosiddette 10 medaglie d'oro alla resistenza della città di Livorno. Dico cosiddette perché poi se si va a grattare di livornesi veri e propri ce ne sono pochi, tra cui Giotto Ciardi era di Lari, non era livornese. Ma non è l'unico caso, no? C'era Ruric, c'era Sforzini, cioè persone che hanno poi scelto o per varie ragioni hanno vissuto a Livorno e livornesi molto con empatia se ne sono appropriati e l'hanno chiamate medaglie d'oro livornesi. C'hanno anche quella è un'altra cosa ancora. E quindi alla fine di questo anno in cui tutte le scuole, diverse scuole, mi ricordo c'era anch'io con la mia classe, perché si parla di diversi anni fa, fecero una ricerca su ciascuna medaglia d'oro con gli strumenti con cui si può fare ricerca a scuola. E poi finì la cosa con una manifestazione molto avvertita, in quel caso lì, molto sentita davanti alla provincia, perché ci fu l'inaugurazione di un monumento di Vinci Guerra alle 10 medaglie.
dove, che poi è una cosa semplice perché è una specie di pilastro che regge un comune libro dove ci sono scritte in corsivo tutti i nomi delle medaglie d'oro. Questo monumento ha avuto anche un po' di traversie, come hanno avuto le stesse traversie l'hanno avuto le pietre d'inciampo, perché ogni tanto gli scultori lavorano ma non pensano al clima in cui collocano le statue. Quindi col clima di Livorno questo bronzo si ossidava subito, quindi erano diventate illeggibili. E lì è intervenuta la SOCREM, che è un'associazione per la cremazione dei cadaveri e che ha una lunga storia, fra virgolette, anche sovversiva e democratica, che nasce alla fine dell'Ottocento e che è intervenuta facendo fare la pulizia e facendoci mettere sopra una specie di pellicola che li renda leggibili. Noi come istituto, durante il trekking urbano, prima del Covid, perché il trekking urbano è fermo da 2 anni, cioè si sono fatti a volte dei trekking urbani online, ma con i ragazzi dietro al seguito non si sono più potuti fare, di solito si finisce lì, che è diventato un luogo direi anche molto denso, un po' per combinazione, perché c'è questo cippo, chiamiamolo così, davanti alla provincia e sulla parete esterna del comune di Livorno è stata collocata, scritta sul marmo, la poesia di Primo Levi. Voi, no? Come è intitolata, Giovanni, aiutami, Shema, se non mi sbaglio. La più famosa. E quindi è un luogo dove è anche facile far riflettere i ragazzi, no? Perché da una parte c'hai questo monito lì di Levi, anche così forte nei confronti, no, di quello che è successo e del dovere della memoria, e dall'altra parte c'hai questo segno, proprio questo segno fisico, che in questa città, che poi non è avvenuto in questa città fra l'altro, perché nessuna medaglia d'oro è stata, diciamo, motivata da azioni dentro Livorno, perché Livorno è stata sfollata. I tedeschi hanno fatto un ordine di evacuazione e 90.000 livornesi su 110.000 sono dovuti scappare. Quindi Livorno era una città fantasma. Quando arrivano gli alleati e si mettono d'accordo, perché arrivano il giorno prima, 18, si mettono d'accordo con la banda partigiana che è al castellaccio per fare l'ingresso in città il giorno dopo, perché in città non c'è nessuno. Quindi è una anche delle ragioni per cui quando si arriva, non so Gino se la pensa come me, ma secondo me è legata anche a questo, io mi ricordo sempre la testimonianza di Garibaldo Benifei, che raccontò che quando, cioè i livornesi, quando hanno cominciato a rientrare a Livorno, che è successo per qualcuno anche dopo un anno dopo, perché le case erano distrutte, erano saltati le fogne, era saltato l'acqua, l'acquedotto, era una distruzione totale. Quando sono arrivati, l'impatto, mi ricordo Garibaldo diceva, sono arrivati e ho visto le macerie. Non c'è questo sentimento, no? Sono tornato a casa e ho bussato a casa di mamma e mi hanno aperto la porta, ma la casa non c'è più. Quindi quando si arriva a festeggiare il 19 luglio, noi si dura tanta fatica, vero Gino, a trasformarlo in una festa, perché il sentimento in quel caso lì che ancora resiste condiviso è quello di una maceria, cioè quindi di una ricostruzione che è stata veramente dura e dolorosa. Ma per tornare a noi, e poi passo la parola a Gino, io dicevo mi auguro e qualche speranza ce l'ho che questo lavoro che si fa con i ragazzi e questa borsa di studio che probabilmente Paola ricomincerà a far circolare, Covid permettendo, lasciano dei segni. Qualche speranza ce la danno i ragazzi stessi. Io insegnando sempre alle superiori, a volte mi sono trovata, e dopo averlo verificato, a quel punto lo facevo anche tutti gli anni questa domanda, ai miei studenti del triennio, qual era l'esperienza, l'incontro che li aveva segnati di più, no? Nel periodo precedente della scuola. E devo dire che sono rimasta, non colpita, però piacevolmente colpita, se vogliamo, dal fatto che molti studenti
che avevano avuto il privilegio di incontrare Frida Misul, deportata ebrea e sopravvissuta ad Auschwitz, mettevano al primo posto l'incontro con Frida. Proprio l'aveva segnati, si vedeva bene. E altri mi dicevano anche che erano stati molto colpiti da, dall'incontro con Garibaldo Benifei e Osmana Benetti, cioè con la moglie, che andavano due partigiani, lui è stato anche incarcerato per la ricostituzione del Partito Comunista, è stato diversi anni in galera, e nel secondo dopoguerra Garibaldo, specialmente in età anziana, è morto praticamente centenario, 101 anni se non mi sbaglio, no Garibaldo? Ha fatto, fino a che le forze gliel'hanno consentito, il che è stato possibile fino a poco tempo prima di arrivare in fondo, ha fatto testimonianza di cos'era stato il fascismo, di cos'era stata la resistenza. Ecco, io penso che quei ragazzi, quindi voglio finire positivamente, quei ragazzi che si sono incrociati con la storia di Giotto Ciardi attraverso la borsa di studio, attraverso la ricerca, attraverso il nostro passeggiare per la città e segnare luoghi della memoria del Novecento, quindi arrivare anche a quel monumento sulle medaglie d'oro, e qualche riflessione a qualcuno di loro perlomeno sia rimasta in testa. Ecco, questo me lo auguro. Certo che, qui poi passo la parola a Gino davvero, questa memoria, che poi è la memoria antifascista, no? È sempre più difficile da trasmettere, perché ci troviamo di fronte spesso anche a dei giovani molto interessati alle cose che raccontiamo. Il problema, secondo me, non sono i giovani, sono le loro famiglie, cioè c'è una specie di buco tra noi e i ragazzi che oggi hanno 14-15 anni. Il problema più grosso è quello, cioè mentre la mia generazione, no, non solo è una generazione di Sessantottini, quindi una generazione che nel bene o nel male ha anche scelto la militanza, no, quando era ai tempi del liceo, anche sbagliando, dicendo un sacco di fesserie, però insomma è stata dentro al proprio tempo in un certo modo, però era anche, no, figlia, mio padre era del 16, quindi era figlia di persone che avevano conosciuto la guerra, che sapevano cos'era la resistenza, sapevano cos'era il fascismo e te l'avevano trasmesso. Ecco, oggi il problema è quello che è la scuola, l'AMPI, le associazioni, no? Che cercano di riempire questa mancanza di voce, perché i quarantenni, i cinquantenni raramente, cioè ci sono, qualcuno ci sono ovviamente, ecco. I miei nipoti hanno già me che li tormento e c'è suo babbo che gli riparla, ma ecco, la maggioranza no, non parlano. Quindi credo che ci sia bisogno davvero di anche darsi più strumenti, più occasioni, e invece a volte anche nell'istituto, nella rete del Parri, sento delle affermazioni che mi sembrano di, scusate se lo dico anche con dolore, di grande superficialità, perché i tempi richiederebbero davvero un forte impegno, no? Perché quando noi ci si trova di fronte a uno scenario politico e pubblico dove passa la vulgata, insomma dai, l'antifascismo, ma è vecchio, ma cosa stai a dire, c'è mica bisogno di dimostrarlo. Beh, signora Meloni, allora perché va a parlare a Vox in Spagna, che è un'associazione neonazista e antisemita? E a me colpisce anche però che i nostri giornalisti non provano nemmeno a metterli in imbarazzo. Quindi noi abbiamo una cassa di risonanza che quasi quotidianamente ci dice, non che sono più furbi di qualche anno fa rispetto, non che l'antifascismo è sbagliato, ma che non serve più, perché siamo tutti antifascisti, come no? E poi si dà l'assalto alla CGIL con le svastiche. Ecco, quindi le necessità che ci impone il presente forse sono anche al di sopra delle nostre forze, però proviamoci
E io anche da qui ringrazio Paola perché, ecco, anche nel suo piccolo, no, privatamente, Paola ce l'ha messa tutta. Grazie.